Bravo sei. In silenzio radio. Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video informativo giornaliero sul mondo di Call of Duty. Buongiorno ragazzi e buona domenica. Come sempre vi ricordo, 1000 mi piace, supportate questo TG Code. Se siete nuovi iscrivetevi per non perdere il video informativo. Instagram, Telegram e TikTok per tutti gli aggiornamenti sui miei social. E vi ricordo la mia collaborazione con Incontrollers. Se volete regalare un controller PS4, PS5 ed Xbox completamente da personalizzare da zero. Partiamo subito ragazzi, perché ho gustose notizie per voi. In questi giorni, ma soprattutto durante le live, mi fate sempre domande in merito: amante, quando arriverà la CX9? Amante, quando arriverà la SICOB? Amante, quando arriverà il RAL LMG? Bene ragazzi, di queste nuove armi praticamente non si hanno minimamente informazioni. Se non ricordo male, vi ho riportato e passeranno in sotto fondo, poi ve le metterò anche a fine video se ve lo volete vedere anche con l'audio, così sentite anche lo sparo e quant'altro. Praticamente queste tre nuove armi ve le faccio vedere da oltre 5 mesi, armi che si possono sbloccare nella modalità sopravvivenza di Modern Warfare, quindi quella modalità che era in esclusiva annuale di PlayStation e poi dopo un anno è diventata anche disponibile su Xbox e PC. Infatti sul mio canale YouTube, se scrivete CX9, RAL e SIGOV, troverete tutte le varie sfide da completare su sopravvivenza per ottenere. Bene, queste armi ero riuscite anche a sbloccarle tramite lo staff su Warzone, perché si potevano anche trovare all'interno delle casse di approvvigionamento. Adesso si trovano in maniera molto più rara. Infatti ragazzi, se ben vi ricordate, queste armi dovevano essere inserite con i nuovi contenuti di Modern Warfare. Manca infatti SOAP, che è contenuto nei file di gioco, manca ancora Spark, l'altro operatore sempre disponibile nei file di gioco. Le armi sono praticamente tre: la SIGOV, che sarebbe la remastered, del remake della pistola Makarov, il RAL LMG, che non riprende appunto da altre armi, e poi la CX9. Per chi non lo sapesse, la CX9 sarebbe il remake della Scorpion Evo di Black Ops 2, la mitraglietta che a mio avviso e secondo anche addetti del settore sarà la mitraglietta più forte di Warzone una volta che sarà disponibile. Non so se vi è capitato trovarla dentro le casse di Warzone, comunque è devastante. Quindi vi stavo dicendo che le nuove armi di Modern Warfare, la CX9, la SIGOV e il RAL, negli ultimi giorni sembra che si trovino con molta più rarità rispetto a diverse settimane fa, quindi soprattutto in occasione della Season 2, perché proprio al lancio della Season 2 si trovano con molta più facilità. Ad oggi non c'è nessuna dichiarazione da parte di Activision su una data di rilascio, ma soprattutto non hanno nemmeno fatto un post ufficiale per dichiarare l'esistenza di queste armi. Cioè mettono delle armi dentro alle casse degli approvvigionamenti, mettono delle armi dentro i file di gioco, mettono delle armi nella modalità sopravvivenza nuova e non danno minimamente un'informazione alla community su come sbloccarle, perché non arrivano e chi più ne ha più ne metta. Quindi attualmente ragazzi rimane il punto interrogativo sul rilascio di queste armi. Ieri, come accade negli ultimi weekend, l'Infinity Ward ha reintrodotto anche i tornei Gunfight 2v2 all'interno del gioco, con nuove ricompense da ottenere. Ecco qui lo screen dove potrete vedere tutto quanto. Strano che l'Infinity Ward non dia minimamente più informazioni sui social quando rilascia appunto questi tornei, che sono a mio avviso veramente molto carini e molto divertenti. Raven Software ha annunciato invece nella giornata di ieri che ha conoscenza del nuovo exploit presente sull'Isola della Rinascita, che permette di lootare e sparare da sotto la mappa. Pubblicherò ulteriori aggiornamenti non appena su Trello, che appunto la piattaforma utilizza Raven Software per comunicare appunto la risoluzione su quali problemi sta lavorando, farò un post e darò la notizia qui sul mio canale YouTube non appena sarà risolto il problema. Ieri il noto insider Tom Henderson invece ha confermato la veridicità dell'immagine che sta circolando da un paio di giorni in merito alla nuova mappa Zoo. Se volete la trovate sul mio canale di Twitter, ve la rimetto anche qui sotto per semplicità nel commento in rilievo, così con l'occasione potete anche scrivere su Twitter, dove appunto vado a ricondividere molti post che non si possono pubblicare per motivi di copyright dei vari leakers e data miner che trovano informazioni a riguardo. Bene, la dichiarazione di Tom Henderson è stata la seguente: sembra che le immagini della nuova mappa Fireteam Zoo, che è anche un po'
quindi un punto di interesse nella nuova mappa di Warzone, abbia iniziato a circolare. Potremo ottenere questa mappa a metà stagione per Fair Team e soprattutto per Outbreak. Quindi ragazzi, c'è qualcosa di grosso a riguardo in merito a questa mappa Zoo. Oggi vi riporterò anche nuove informazioni, quindi seguitemi su Instagram, Telegram e TikTok per tutti gli aggiornamenti in merito appunto a questa nuova mappa, che sembra essere molto probabilmente collocata al centro della nuova mappa di Warzone. Vi terrò aggiornati appunto in merito a questa informazione. Inoltre oggi trapeleranno, e ho visto anche nuovi post dei data miner, nuove informazioni appunto su questa mappa, di cui, se ben vi ricordate, parlo da settimane. E con questo ragazzi chiudiamo il nuovo video informativo giornaliero sul mondo di Call of Duty. Vi lascio l'anteprima delle tre nuove armi completamente sparite di Modern Warfare per quanto riguarda il suo rilascio sia sul titolo Infinite Ward sia per quanto riguarda Warzone, così ve le potete andare a vedere. Non appena cominceranno ad uscire le prime informazioni vi farò sapere tutto quanto a riguardo. Mille mi piace per supportare il TG Code domenicale, iscrivetevi se siete nuovi, appuntamento con me domani ore 7 qui su YouTube con un nuovo TG Code. Meno di un minuto.